Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Vi avevo promesso che vi avrei mostrato le mie palette multi glamour di Kiko. Infatti avete già visto un video dove provavo questa qui, che è la 06. Eccola qua, questa qui stupenda. Comunque vi lascio qui sopra il link, così se vi siete persi il video lo potete andare a vedere e recuperate. Ma oggi invece ci andremo a truccare con questa qui, che è la 05, ovvero quella lì con i toni del blu. La trovo bellissima. In generale non amo truccarmi di blu perché non trovo che mi stiano particolarmente bene. Cioè, in realtà gli azzurri blu stanno bene sugli occhi chiari proprio perché ne vanno a risaltare il colore, ma io non mi ci vedo proprio. Però questa palette mi piaceva un sacco e quindi comunque l'ho comprata. Ed ecco qua i primi tre colori sbocciati. Troviamo appunto il bianco, questo qui satinato, quello centrale dovrebbe essere un azzurrino, ovvero questo qui, ma in realtà io lo vedo un bianco sporco di azzurro. Cioè, non è bianco, non è azzurro, non so, è un bianco sporco di azzurro, è proprio così. Mentre il terzo, che è appunto lui, è un satinato, sì dai, azzurrino. Niente di speciale però. Nella fila centrale invece troviamo questo qui, l'ultimo, che è questo argento molto molto bello, molto riflettente. Quello centrale è un blu matte con dei glitter argento, mentre quello più in alto lo definirei quasi un viola blu. È molto particolare, non so proprio definirlo, perché io lo vedo un po' violaceo, però non è un viola. Quindi è molto particolare, mi ricorda quasi, ma non c'entra niente, quello centrale, se avete presente, la Jaguar di Huda, non so, mi ricorda un po' quello, nonostante in realtà sia totalmente diverso, però me lo ricorda, vabbè. Comunque adesso passiamo all'ultima fila. Mi sono struccata la mano appunto per fare gli swatches dell'ultima fila, però come vedete il blu rimane, tende un po' a macchiare, quindi temo che probabilmente macchierà molto anche la palpebra. E questa invece è l'ultima fila, troviamo il marrone, che è un marrone testa di moro matte, super pigmentato, super burroso, molto molto scrivente, mentre quello centrale, appunto questo effetto marmo, è un marrone luminoso, mentre qui, non so se riuscite a vederlo, c'è questo color crema, anche lui molto matte, molto burroso e molto pigmentato. Ho già preparato tutta la base, spero che non facciano fallout, se no la vado a rovinare, comunque poi vedremo. Allora, come primo step vado ad applicare un primer e prendo questo qui, che è appunto il primer di un ombretto in stick in crema che trovate nella collezione Precious Rituals, anche di quello vi lascerò il link del video così lo andate a vedere, e lo applico, aspettate, prendo lo specchio, su tutta la palpebra. Questo primer mi piace un sacco perché si stende molto bene, neutralizza molto bene la base della palpebra appunto, e proprio fissa benissimo gli ombretti. Infatti sto utilizzando solamente questo primer qui ultimamente, anzi del correttore, anziché il correttore, perché infatti io in genere schiarisco la zona giusto con un po' di correttore, ma questo qui lo trovo molto pratico perché appunto è in stick e si asciuga subito, non rimane appiccicoso, non lo so, comunque mi piace e quindi niente, lo vado ad utilizzare anche in questa occasione. Il look che andremo a realizzare oggi sarà piuttosto semplice, in realtà non penso che userò molti colori, ma poi vediamo, perché appunto devo andare in un posto e non posso essere troppo eccentrica. Vedete come proprio va a uniformare benissimo la palpebra? Mi piace veramente un sacco. Cioè, prendete uno stick di questa collezione e poi provate il primer perché è favoloso. Parto subito a bomba, ragazze, voglio prendere questo centrale, che è appunto questo blu matte con i glitter argento. Speriamo bene perché ho una paura, però mi incuriosisce tantissimo. Ecco. Fa fallout, ha già proprio fatto del fallout, infatti spero che poi dopo nel rimuoverlo non vado a macchiare tutta la base. E non sono glitter, è proprio la polvere. Oh,
Ok, ho cercato di essere molto cauta, però comunque ha fatto abbastanza fallout. Spero appunto di non macchiarmi quando lo vado a rimuovere. Devo dire che come colore è molto bello perché è molto pigmentato. Io lo sto semplicemente tamponando, quindi non lo sto sfumando, anche perché sennò chissà dove mi va a finire la polvere. E quindi vedo subito che comunque si attacca bene, merito sicuramente anche del primer, però non fa macchia e quindi questo mi fa molto piacere. Adesso con il dito vado a prendere questo qui effetto marmo e lo picchietto leggermente su tutto l'ombretto, così da creare proprio più luce. Vedete? Vado proprio a creare un effetto di luce maggiore su tutto l'ombretto. Praticamente sembra che i glitter si siano moltiplicati, capito? Cioè, proprio più che altro non va a dare molto colore dato così, quindi non si vede che è colorato. Molto molto carino questo effetto. Adesso però prendo questo colore qui, quello crema, e lo vado un pochino a sfumare per ammorbidire i bordi del mio makeup. Mi piace molto la sfumatura che è venuta, però mi preoccupa un po' questo fallout. Avrei dovuto fare un po' di baking. Con un pennello a penna vado a prendere questo azzurrino, che vi ripeto è praticamente un bianco sporco di azzurro, e lo vado a mettere qui all'interno, nell'angolo interno. Momento verità, vado a togliere il fallout con un pennello proprio in maniera super leggera perché ho paura di macchiarmi. Per fortuna sono riuscita a togliere il fallout senza creare delle strane ombre o macchie blu. A questo punto però applico il mascara, termino l'altro occhio e torno subito da voi. Ok ragazze, ho terminato il look. Sulle labbra ho messo questo rossetto qui, che è un nude di Charlotte Tilbury, che si chiama Cat Walking, con una matita che è la 01 di Bella Oggi. Poi comunque tanto in info box come sempre troverete i vari link dei prodotti che sono andata ad utilizzare appunto per creare l'intera base, l'intero make up. Che dire nel complesso di questa palette? Intanto ho preso anche questo colore qui, l'ho applicato sotto il sopracciglio perché appunto al look terminato avevo voglia di brillare un po' di più, e questo shimmer comunque dà maggior luminosità. Nel complesso mi piace molto, e vi dirò che mi piace anche questo tono di blu come mi sta, cosa che appunto come vi spiegavo all'inizio del video, in genere io il blu non lo amo su di me, e mi piace che sia molto compatta, versatile, ha un bello specchietto, è sottile, è leggera, mi piace un sacco. L'unica cosa è che secondo me se utilizzate questi colori molto accesi dovete fare prima gli occhi e poi la base, perché io ho avuto problemi di fallout. Sono per fortuna riuscita comunque a togliere il tutto senza macchiarmi, anche se in realtà qui avevo fatto una macchietta blu che poi vabbè niente, sono andata a correggere con la sponge, con il correttore. Però vi consiglio assolutamente, siccome sono molto molto pigmentati ma anche molto polverosi, di fare prima gli occhi e poi la base. Trovo che per il prezzo che hanno, mi sembra 13,99, appunto la qualità cioè, è indiscutibile. Sono veramente molto sfumabili, molto mi piace anche come si sfumano tra loro. Gli scuri, appunto, quindi il blu, i neri in generale, parlo proprio di colori scuri, bisogna saperli un attimino utilizzare perché sennò si rischia di far macchia. Comunque questi sono abbastanza semplici e quindi anche se siete delle principianti o appunto vi state approcciando nell'utilizzo di colori un pochino più intensi, provateli perché sono molto facili da sfumare. Grazie, a questo punto il video termina qui. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di attivare anche la campanellina. Controllate appunto se la dovete riattivare, perché non so per quale motivo ma YouTube non vi fa più vedere i miei video, quindi non vi arriva più la notifica, ma lo fa proprio con molti creator, quindi non so, deve essere cambiato qualcosa. Lasciate un like di supporto al video, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa palettina, e a presto, bye bye.